Siamo insieme a Claudio del Comitato Notav Terzo Valico di Arquata Scrivi. Alla manifestazione di oggi è finita, un bilancio di questa giornata. Io innanzitutto dico che quando abbiamo convocato questa manifestazione, quando il coordinamento dei comitati ha fatto questa scelta, l'ha fatto giocando una scommessa, che era quello di dire che il mese di mobilitazione contro gli espropri dal 10 luglio al 10 agosto aveva consentito a questo movimento di crescere in termini di partecipazione e soprattutto aveva permesso di allargare il consenso intorno alla battaglia che il movimento Notav Terzo Valico sta facendo ripartendo da gennaio di quest'anno. Bene, la scommessa è riuscita, perché questa volta la manifestazione era molto più grande di quella del 26 di maggio. Le stime parlano di 3.500 persone che hanno attraversato pacificamente le strade di Stravalle, Libarna e di Arquato. Quello che noi diciamo con forza, è che questa grande opera, l'ennesima grande opera inutile, devono rinunciare a farla. Perché non si può pensare di spendere 6 miliardi di euro per una linea ferroviaria inutile a fronte della carneficina sociale che in questo paese sta succedendo. Perché non è possibile che fra 20-30 anni i nostri figli rischiano di ammalarsi di mesotelioma, di asbestosi, delle malattie correlate all'amianto, perché sappiamo che nell'Appennino c'è una grandissima presenza d'amianto. Perché non tolleriamo che i nostri acquedotti, quello di Sottovalle e quello di Arquata, verranno distrutti. L'altra cosa che noi ci teniamo assolutamente a dire è che questa è una lunga battaglia che abbiamo rincominciato da gennaio ed è una battaglia che ci porterà nuovamente a novembre a opporci al nuovo tentativo di espropri. Sappiamo che sono in arrivo le cartoline verdi e ancora una volta troveranno centinaia di Notav Terzo Valico ad opporsi a questo che noi reputiamo un atto di violenza insopportabile. L'ultima cosa, che secondo me è un appuntamento importante, per la prima volta decidiamo di tornare laddove ci sono i cantieri fantasma, cantieri che vennero chiusi ormai 16 anni fa, sequestrati per tutti gli abusi che vennero fatti all'interno di quei cantieri. L'appuntamento per tutti è domenica 21 di questo mese, e il ritrovo è al posteggio del cimitero di Voltaggio e poi tutti quanti insieme andremo a vedere quel luogo splendido che è la Vallemme, ma anche quello che l'uomo ha fatto in quel luogo, con la costruzione del campo base e con la costruzione del foro pilota. Una prossima iniziativa di lotta, perché i Notav continuano a essere in movimento e soprattutto i Notav Terzo Valico sono convinti che questa battaglia alla fine la vinceremo noi.